Radio Rete Edicole, perché dopo Marina Aquilanti, che abbiamo avuto appunto poco fa nostra ospite, torniamo a parlare di Sinagi. Questa volta in una veste più istituzionale, l'appuntamento di mezzogiorno delle ore 12 con i vari Sinagi provinciali. Abbiamo oggi con noi Luca Simeoni, che è del Sinagi di Rieti. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Allora, quello che lega Luca con Marina Aquilanti è in realtà la festa, la cena di ieri sera a Roma, dove appunto Luca era imboscato, gradito per carità, ma insomma, dagli edicolanti di Rieti, mandato in rappresentanza alla cena degli edicolanti di Roma. A parte gli scherzi, insomma, confini che non esistono più. È stata una bella serata conviviale, non è così, Luca? Siamo stati molto bene e ringrazio ancora il segretario di Roma, Iannelli, per l'invito. È stato molto gradito anche per avere la possibilità sempre di confrontarci e di scambiare idee e impressioni sulla situazione delle edicole, diciamo, in Italia. È stata la stessa cosa che ha detto Marina, cioè uno dei pochi momenti, quello conviviale della cena del pranzo o di un semplice ricevimento, magari all'aperto, in cui gli edicolanti possono scambiarsi informazioni importanti in realtà. Ieri sera Iannelli nel suo intervento l'ha messo in evidenza parlando di cose molto concrete. Ecco, tu che cosa hai potuto apprendere di nuovo, insomma, parlando con i tuoi colleghi in queste tavolate molto belle, perché insomma stavamo intorno alle 10-15 persone, intorno a un tavolo rotondo, tanti tavoli ovviamente, da 10-15 persone, il salone era pieno e abbastanza vociante. Ecco, che cosa hai appreso di nuovo? Come hai messo a profitto la serata? Allora, a parte, diciamo, gli interventi, diciamo, istituzionali e più formali, che è stato il segretario generale Martica, che ha illustrato quella che è la situazione normativa a livello nazionale e in che direzione stiamo andando, quindi è stato molto importante ascoltarlo. E effettivamente riuscire ad arrivare ad una norma chiara che disciplina quindi l'edicola a livello proprio normativo nazionale sarà il primo risultato e un grandissimo risultato da parte del Sinagi nazionale, per poi affrontare quella che sarà la normativa regionale, quindi il lavoro che si sta facendo in regione anche con gli Iannelli e con Nicola Beccattini, quindi diciamo avere una certezza, la certezza di normativa, quindi che disciplinerà il settore edicole, sarà l'obiettivo più importante, sarà proprio un cambio epocale. E poi a questo seguirà, forse, se siamo partiti, diciamo, col piede giusto per il rinnovo di un accordo nazionale che appunto disciplinerà quello che è i rapporti nella filiera tra editori, distributori e edicole. Quindi questa è, diciamo, la parte sicuramente più importante, ma poi c'è stato anche uno scambio, diciamo, tra i vari segretari, con le aziende. Per esempio nel mio tavolo c'era un rappresentante della Steco, quindi aziende fornitrici, quindi di edicole, e poi altri segretari provinciali con cui ci siamo confrontati. C'erano anche diversi distributori. Ecco, un momento appunto per scambiarsi informalmente opinioni e giudizi su un settore che ha bisogno di questo scambio, perché è un settore che non se la sta passando ottimamente. Lo abbiamo un po' visto ieri sera, devo dire, un occhio attento avrebbe sicuramente percepito, per esempio, la mancanza dei giovani, che invece c'è stata in altre occasioni. Luca, credo che era quello più giovane in assoluto, ieri sera. La mancanza di giovani, dicevamo, è comunque, in qualche modo riequilibrata per quanto riguarda la situazione di Roma e del Lazio, da una legge regionale, come diceva appunto Luca, che promette bene. Ancora, diciamo, non è stata approvata del tutto, è addirittura d'arrivo. Tra l'altro, la redazione di Radio Rete Edicole se ne occuperà nei prossimi giorni, intervistando Valeriani, che è il consigliere regionale che è intervenuto ieri sera e che quindi ha parlato a grandi linee di questa legge. Diventerà importante anche per le altre regioni un punto di riferimento, soprattutto,
in relazione all'approvazione della cosiddetta riforma che prevede appunto un ruolo importante per le regioni per quanto riguarda il discorso sulla liberalizzazione, sulla codificazione dell'attività delle edicolanti, quindi un sistema di pesi e contrappesi che sicuramente riattribuisce una maggiore forza alle edicole nell'ambito chiaramente dei vari piani commerciali. Io l'ho capita così, tu che cosa hai percepito, ecco, sì, più nello specifico? Sì, addirittura diciamo il segretario Marchica l'ha illustrata come una legge veramente molto, molto buona, che potrà essere utilizzata come guida per le altre regioni, quindi significa che il risultato sarà importante e effettivamente potranno essere inseriti, lavorando bene su questa legge regionale, quei paletti qualitativi che saranno, diciamo, la tutela per la categoria stessa, e quindi andare a disciplinare delle indicazioni sicuramente della legge nazionale che sarà, e poi nell'applicazione concreta, quindi i vari paletti verranno inseriti appunto dalle varie leggi regionali, però stanno lavorando molto bene, e il fatto che c'era un delegato quindi della regione sicuramente ci fa capire quindi il grande lavoro che stanno facendo al nazionale per dare sostanza a questo risultato. Ecco, appunto, e Valeriani, il consigliere regionale del PD che intervisteremo nei prossimi giorni, ma insomma questo spazio è dedicato anche a una parte provinciale, anche se ti ho sfruttato ben bene per parlare della cena di ieri sera e dell'incontro tra i vari edicolanti romani, saranno stati forse più di 100, insomma intorno ai 100 a colpo d'occhio, mi è sembrato di percepire, quindi davvero una bella partecipazione, e devo dire in una giornata che dal punto di vista meteorologico non favoriva certo l'uscita da casa, soprattutto la sera. Dicevamo, appunto, invece torniamo a parlare, anzi parliamo in questa parte della programmazione del Sinagi di Rieti, e se ci sono, quindi ti faccio la classica domanda sugli aggiornamenti, se ci sono novità per quanto riguarda la tua area di intervento, e soprattutto se sarà possibile, quindi questa è una proposta dalla redazione, così come abbiamo fatto in altri collegamenti con i vari sinagi provinciali, se sarà possibile magari intervistare qualche responsabile istituzionale del comune di Rieti per vedere di cominciare a tessere quel colloquio, quel confronto proprio specifico nell'interesse degli edicolanti. Proprio lo farà la redazione, perché vogliamo privilegiare l'aspetto informale di questo confronto, come abbiamo fatto in altri casi, come quello di Torino, e vedere se è possibile magari inserire le edicole nei flussi di comunicazione, di informazione urbani, oppure in punti di passaggio o di nuove funzionalità. Per esempio a Torino le edicole staranno dentro il progetto delle colonnine di ricarica dei motori elettrici, e quindi questo in qualche modo ridà alle edicole un punto di protagonismo dentro il contesto urbano. Abbiamo intenzione quindi di generalizzare non tanto il discorso sulle centraline di ricarica dei motori elettrici, quanto invece il confronto con le varie amministrazioni comunali, se è possibile sensibilizzare i vari assessori sul fatto che comunque nel panorama urbano ci sono le edicole, quindi vanno prese in considerazione. Ecco, cosa ne pensi? Sì, è molto importante. Poi è anche un problema, diciamo, attualissimo per ieri, perché ci troviamo innanzitutto ad un anno dalla nuova tornata elettorale, quindi del comune di Rieti, e poi stanno ripianificando quello che è il piano anche del traffico, quindi della città, e questo sicuramente comporterà dei cambiamenti importanti. Proprio per questo noi come Sinagi abbiamo contattato sia, diciamo, sindaco e vice sindaco, e si sono anche dimostrati molto disponibili a effettuare eventualmente anche questo intervento nella radio web, e sarà importante sempre di più utilizzare questo canale di comunicazione, perché
appunto è un veicolo di informazioni, ma anche la dimostrazione esatta che abbiamo una rete professionale che dà la disponibilità anche a, quindi in questo caso alla politica, di far girare delle informazioni. Cioè gli esponenti politici vivono quindi di contatti con il pubblico, contatti con la collettività, e quindi far capire che possono utilizzare anche bene uno strumento molto importante, perché è sicuramente un vantaggio sia per la categoria e sia anche per noi del sindacato, che quindi riusciamo a far capire a tutti quanti che appunto abbiamo questo canale sul territorio, questa grande ricchezza che è appunto la filiera e la distribuzione capillare, che riusciamo ad avere un controllo, diciamo, capillare sul territorio nazionale. Bene, allora poi mi passerai i riferimenti e noi chiameremo il comune di Rieti e vedremo un po' di cominciare questo confronto, magari anche usandoti un po' da consulente, cercando di capire quali sono gli elementi da mettere in primo piano. Bene, allora se non hai altre cose da aggiungere, io chiuderei qui il collegamento, ringraziandoti chiaramente per la testimonianza, il fatto di esserti ricavato qualche minuto nella tua attività, che è quella appunto, rimane quella di edicolante e anche di sindacalista, cercando appunto un po' di capire come va nel tuo territorio. Ecco, mi ero lasciato in fondo questa domanda, che non vuole essere con un accento negativo, anzi tutt'altro, capire un po' qual è la situazione delle aperture e delle chiusure. Magari hai dei dati o sei entrato in contatto ultimamente con delle storie concrete, se ce ne vuoi parlare, altrimenti chiudiamo qui il collegamento. Beh, il discorso aperture e chiusure, diciamo che a Rieti ancora e provincia riusciamo ancora a resistere. Il problema è che c'è un rapporto veramente di gioco forza, di conflitto con i distributori, che sia per piccoli contenziosi economici e eventualmente, quindi c'è proprio un abuso di una posizione dominante, e quindi spesso tagliano le forniture. Poi grazie, diciamo, al lavoro quindi del sindacato, grazie a eventualmente a volte ci dobbiamo appoggiare anche a legali esterni, riusciamo quindi a far ripartire queste attività, ma la situazione sicuramente è pesante, perché soprattutto nelle piccole realtà più periferiche, dove hanno, diciamo, conti settimanali molto bassi, vengono continuamente vessati sia con costi di portatura che appunto con differenze di importi in maniera molto molto pesante. Quindi sicuramente se la situazione, se non si ritornerà ad avere un accordo nazionale forte e chiaro, con poche norme ma ben appunto chiare e di facile interpretazione, certo così non si potrà andare avanti per lungo tempo. Ecco, hai sollevato un problema importante, lo sanno bene i nostri ascoltatori. Ieri sera, tra l'altro, presenti al ricevimento c'erano alcuni funzionari della banca Montepaschi di Siena, col quale si è parlato proprio di queste vicende, e io ho sentito delle storie davvero particolari, con fideiussioni superiori alle 30.000 euro che non hanno, questo l'ho appreso appunto ieri sera dalla viva voce dei funzionari di banca, non hanno alcuna relazione con il volume d'affari, per cui non si riesce a capire, non l'hanno capito nemmeno i funzionari, per quale motivo vengono chieste queste cifre così esorbitanti, così lontane dal volume d'affari, che chiaramente creano problemi enormi dal punto di vista e del budget e anche della liquidità. Certo,
sì, sono situazioni allucinanti, ma poi niente, dove bisognerà fare chiarezza, sarà obbligatorio fare chiarezza, ma anche perché il territorio gestito così è frazionato, cioè abbiamo delle situazioni proprio diverse da provincia a provincia, ma anche all'interno della stessa provincia, dove ci sono più distributori, quindi ognuno ha la libertà e la diciamo facoltà di applicare ciò che meglio crede o che ritiene più opportuno, eludendo completamente quello che è il vecchio accordo nazionale e quindi la normativa di riferimento. Per cui...